Pur avendo raddoppiato i consensi nel secondo turno di ballottaggio, il centro-sinistra esce sconfitto dalla tornata amministrativa. Palazzo Sant'Antonio, l'avvocato Angelo Sbrocca ricorda nei suoi 5 anni alla guida della città sull'Adriatico l'avvio di una programmazione per il futuro del centro costiero. Mi hanno votato e sono stati non pochi, visto che abbiamo raddoppiato in percentuale la proporzione del primo turno. Ringrazio anche tutti quelli che mi hanno permesso di essere sindaco per 5 anni e spero che la prossima amministrazione sia proficua nella vedere Termoli al centro della propria azione amministrativa e non nei particolari di potere o di ciascuna persona. Spero che possano fare il bene comune, il bene della città, così come abbiamo fatto noi, e questo lo posso dire a grande voce e ad alta voce. Cosa non avrebbero capito i termolesi e gli elettori? Ma non so. Adesso dobbiamo analizzare questo voto e poi ci diamo una risposta su quello che non avrebbero capito. Sicuramente noi abbiamo messo in campo con ogni sforzo in 5 anni tutte quelle che sono le azioni che un'amministrazione territoriale dovrebbe fare: dare più servizi per il sociale, dare opere pubbliche, quindi infrastrutturare la società e soprattutto fare programmazione. Questa città manca di programmazione, anzi mancava di programmazione, e noi credo che siamo una delle poche amministrazioni che hanno inteso dare una programmazione alla città per riuscire a capire, far capire ai cittadini quale può essere l'idea del futuro di Termoli. Io ho sempre detto che senza una programmazione e senza l'infrastrutturazione Termoli non crescerà mai, resterà sempre come al solito. La mia paura, il mio timore è che questa amministrazione, ecco, vada a tempi da lumaca e quindi non facciano quello che alla città, secondo noi, serve. Il centrodestra attorno a Palazzo Sant'Antonio, secondo lei, sarà un passo indietro per la città? Ma io la vedo così, perché non tanto la destra o il centrodestra, ma io vedo in città le stesse facce che ci sono state per 30 anni, forse anche più di 30 anni, 40 anni, e che non hanno fatto tanto per questa città, e quindi vedo sicuramente una restaurazione di un vecchio sistema di potere. Questo ovviamente piace probabilmente ai cittadini termolesi. Vedremo nei prossimi tempi che cosa succederà e soprattutto che cosa sapranno fare Roberti e gli altri. Io comunque auguro a Francesco Roberti e faccio gli auguri affinché possa fare una sindacatura piena di impegno e soprattutto piena di cose condivisibili per la città. Ritengo che sia difficile per lui questo, e quindi questo mi dispiace molto. Quanto c'entra una sicura divisione, mancata compattezza all'interno del centro-sinistra, soprattutto del Partito Democratico, dall'alto verso il basso? C'entra, è inutile nasconderlo, perché noi siamo arrivati al primo turno, nessuno credeva che arrivassimo al ballottaggio, questa è la verità. Invece siamo arrivati al ballottaggio, siamo arrivati, adesso attendiamo i dati finali, comunque una percentuale in proporzione, abbiamo quasi raddoppiato quella del primo turno, sempre in proporzione, però il PD, non solo a livello regionale o locale, ma anche a livello nazionale, non ha dato prova di una compattezza che adesso negli ultimi tempi si sta, diciamo, ritrovando. Però
purtroppo quello che è successo alle regionali e al parlamentari è passato troppo poco tempo per le amministrative. Credo che se ci fosse stato più tempo, allora si poteva ragionare in termini diversi anche in relazione ad un PD più forte, che comunque questa volta ha raggiunto, diciamo, una percentuale al primo turno superiore a quella del 2014. Avvocato, per concludere, qual è il rammarico maggiore di non essere riuscito a fare per questa città? Ma guardi, non lo so qual è il rammarico, io posso dire che ce l'ho messa tutta, quindi ho impiegato il 100% del mio tempo per questa città, lavorando alacremente, lavorando dalla mattina alla notte per la città di Termoli, per tutte le cose che abbiamo fatto e ha fatto non solo io ma tutta la mia amministrazione, quindi io sono orgoglioso di quello che è stato fatto e credo che nessuno ce lo potrà togliere, neppure la storia rimane lì, noi siamo credo l'amministrazione che ha operato di più nella cosa, non è bastato probabilmente perché... E non so, forse il cittadino di Termoli crede più a quello che vede, alla cosa, alle promesse di altre cose. Probabilmente è questo, ma non so, è una delle possibili o plausibili ragioni di questa sconfitta. La esamineremo con calma e con a mente fredda e vedremo che cosa ne esce.